Ciao bambini, come state? Io spero che stiate sempre bene e oggi vi regalo un'altra fiaba, ma questa fiaba la conoscete tutti, è una bellissima fiaba, è la fiaba di Cenerentola. Bene, iniziamo la nostra fiaba. Allora, c'era una volta un gentiluomo che, rimasto vedovo con una figlia, decise di risposarsi. Prese una seconda moglie, una donna superba e arrogante, che aveva due figlioli brutte e antipatiche, Matilde e Carlotta. Un triste giorno il gentiluomo morì e solo la sua figliola, che era buona e gentile, pianse lacrime sincere. Rimasta sola e indifesa, la povera fanciulla fu messa in cucina a sbrigare tutti i lavori più pesanti, mentre le due sorelle antipatiche e la matrigna facevano una vita da signore e la comandavano a bacchetta. Sorellastra, portami la colazione a letto. Sorellastra, stirami questo vestito. Presto, lava per terra. Vai subito in cantina, lava bene la cucina, fai il bucato, stira e piega da mattino fino a sera. Togli tutta la cenere dal camino, attenta alla pentola sul fuoco. La cenere, la pentola, la cenere, la pentola, e così fu chiamata Cenerentola. E quella fanciulla, buona e brava, da allora si chiamò proprio Cenerentola. Ma lei non si lamentava del soprannome e continuava a lavorare. Un giorno: venite qui, ragazze, c'è un invito a corte, dice. Il figlio del re riceverà sabato sera nel palazzo reale tutte le persone importanti della città. È di rigore l'abito da sera. Presto, Cenerentola, stirami l'abito di velluto rosso ricamato a punto d'Inghilterra. Cenerentola, lascia stare quei piatti e illustra per bene il mio diadema di brillanti. Non potrei venire anch'io al ballo? Tu? Al ballo, che ridere! Te lo vedresti il figlio del re ballare come una sguattera? Cenerentola sorrise. Già, come aveva potuto pensare una cosa simile? Lei al ballo, col suo vestitino stracciato, insieme con le sorellastre che erano così eleganti. No, meglio aiutare a prepararsi, perché facessero una bella figura. Al massimo poteva aspettarle a casa per farsi raccontare tutto. Finalmente il giorno del ballo arrivò e le sorellastre, accompagnate dalla matrigna, uscirono tutte agghindate. Sembravano degli spaventapasseri in viaggio di nozze, ma loro credevano di stare benissimo. Rimasta sola, Cenerentola prese in braccio il suo amico gatto, che si chiamava Venceslao, e sedette accanto al focolare. Ed ecco che dalla fiamma del camino: Cenerentola, sono la tua madrina, che fai qui tutta sola? Oh, fata, sto sognando? No, Cenerentola, sono davvero la fata tua madrina e sono qui per chiederti se vuoi recarti al ballo. Senti, buona fata del sogno, torna nella fiamma del camino, non promettermi cose irrealizzabili. Per provarti che non faccio parte di un sogno, toccherò il tuo Venceslao con la mia bacchetta magica e gli donerò la parola, così lui stesso potrà dirti che sono la fata tua madrina. Miau! È vero, Cenerentola! Questa è la tua madrina e ti manderà al ballo! Miau! Oh, scusami, buona madrina! Credevo tu fossi solo un sogno! Sei perdonata, Cenerentola! Vengo a trovarti raramente e non mi hai riconosciuta. Ma adesso, se ci tieni ad andare al ballo, devi sbrigarti. Vediamo. Innanzitutto, tu hai bisogno di una carrozza. Quella zucca laggiù andrà bene. Ecco, e la zucca, sotto il tocco della bacchetta magica, si tramutò in un bellissimo cocchio dorato. Poi la fata si accostò a una trappola dove stavano sei topolini. «E laggiù venite a liberarci!» dicevano i topolini. «Certo, vi libererò, ma per tramutarvi in sei cavalli!» E i topolini dissero: «Un momento! Non vogliamo diventare cavalli! Non potete tramutarvi!
stare in trappola?» disse la fata. «Beh, quando è così, accettiamo di diventare cavalli!» E la fata trasformò i topi in 6 bellissimi cavalli, anche se Venceslao non era molto contento. «Addio, bitopi via grassi! Miau!» «Non te la prendere, Venceslao, ne troverai degli altri. Piuttosto, servirebbe un cocchiere.» «Un cocchiere con dei bei baffi! Un cocchiere senza baffi è come una torta senza ciliegine. Vai a vedere in un'altra trappola.» In quella casa dovevano esserci parecchi topi, perché Cenerentola ne trovò subito un altro. La fata non perse tempo e lo trasformò in un baffuto cocchiere. «Ecco fatto! Però una damigella dovrebbe avere a seguito qualche servitore in livrea.» «Lasciami pensare! In giardino ho visto 2 lucertoline. Va a prendere Cenerentola, ne faremo dei valletti elegantissimi.» Ora era tutto a posto. C'era la carrozza, c'erano i cavalli. Il cocchiere era a cassetta e i valletti erano al loro posto. Ma perché allora Cenerentola aspettava? Non lo indovinate? Le mancava un vestito adatto per il ballo a corte e la fata pensò anche a questo. «Cenerentola, andrai al palazzo del re con un bellissimo abito e con scarpette di cristallo. Sarai splendida!» Un tocco di bacchetta magica e Cenerentola si ritrovò vestita in un abito meraviglioso, color della notte. Felice corse verso la carrozza, ma la fata la fermò. «Ricordati che i miei incantesimi hanno potere fino alla mezzanotte e non un minuto di più. Torna quindi prima dei 12 rintocchi. E ora vai, Cenerentola, corri, divertiti!» «Mezzanotte? Grazie, buona madrina, me ne ricorderò! Apritemi lo sportello e via, andiamo a palazzo!» I cavalli percorsero la strada in un baleno e presto la carrozza giunse nei giardini reali. Non vi dico quant'era bello il castello del re. E non vi dico come rimase colpito il figlio del re all'arrivo di Cenerentola. Il principe era circondato da dignitari di corte e dei nobili, e vedendo la bella fanciulla si rivolse a un consigliere. «Ditemi, ma chi è quella bella fanciulla?» «Oh, veramente, maestà, non saprei.» «Strano, è arrivata tutta sola in una carrozza.» Il consigliere disse: «Attento, maestà, potrebbe essere una strega.» «Ma che cosa dite, consigliere, non vedete com'è bella? Le porgerò io stesso la mano per aiutarla a salire lo scalone. Damigella, ecco il mio braccio, degnatevi di appoggiarvi. Benvenuta al ballo!» Il figlio del re condusse Cenerentola al posto d'onore. Nella sala tutte le dame osservavano con invidia la bella fanciulla che aveva attirato l'attenzione del principe e si domandavano curiosi chi fosse. Quando vennero serviti i rinfreschi, il figlio del re non toccò cibo. Prestava 1000 attenzione alla bella fanciulla e non le faceva molte domande, ma e cominciò a dire: «Ma da dove venite? Quante migliaia avete corso? E vostro padre abita in città? Ritornerete ancora? Ditemi almeno che tarda ha la vostra carrozza.» «Se permettete, principe, devo fare io una domanda a voi. Che ore sono?» «Oh, presto! Sono solo le 12 meno un quarto.» «Le 12 meno un quarto? Ma è tardissimo! Vi ringrazio tanto, principe, è stata una serata stupenda, ma devo andare.» Cenerentola, ricordando le parole della fata: «I miei incantesimi hanno potere fino alla mezzanotte», scappò via di corsa. Arrivò a casa giusto per mezzanotte e si ritrovò in cucina col suo solito vestitino, una zucca e qualche topetto che corse subito a nascondersi. Quando le due sorellastre tornarono dalla festa, raccontarono a Cenerentola quel che era successo al palazzo reale e parlarono anche della bella fanciulla sconosciuta, naturalmente. L'indomani sera Cenerentola, sempre con l'aiuto della madrina, tornò al ballo,
con un altro abito ricamato in oro, ancora più bello della sera precedente. Il principe ballò sempre con lei e non volle lasciarla andare via a mezzanotte meno un quarto. Cenerentola stava sulle spine ed ecco suonare la mezzanotte. Mezzanotte! Oh, addio, principe! Aspettate, non so ancora il vostro nome! Non importa! Addio! Ma non correte via così, vi prego! Oh, guarda! Ha perso una scarpina. È di cristallo. E com'è bella! E com'è piccola! Il principe raccolse la scarpina e non se ne separò più. Cenerentola arrivò a casa senza fiato, senza carrozza, senza valletti e con il suo solito vestitino strappato. Le era rimasto solo una delle scarpine di cristallo. Qualche giorno dopo, un banditore passò per le vie della città. Sudditi del reame, ascoltate! Il figlio del re sposerà la fanciulla che potrà calzare una scarpetta di cristallo. Tre dignitari di corte andranno di casa in casa con la preziosa scarpetta. Da domani, gran prova della scarpetta! Sudditi del reame, ascoltate! Tutte le fanciulle del regno si misero in agitazione. Chi di loro avrebbe potuto scalzare quella scarpina? Ma la scarpetta era veramente minuscola e i piedi delle donne erano grandi. Anche le due sorellastre di Cenerentola vogliono tentare. E forza, signor dignitario, spingete di più! Ma Damigella proprio non calza. Oh, che rabbia! E Carlotta, l'altra sorella, disse: adesso ci provo io! Non lo credo necessario. Permettete che provi anch'io? Disse Cenerentola. Voi? Beh, provate un po', vediamo. Ecco, calza perfettamente, finalmente! Ma com'è possibile? Non ci credo, sarà un tranello, dissero le sorelle. Non può essere lei. Cenerentola vive sempre accanto al camino e è rimasta in casa tutte e due le sere del ballo. Care sorelle, questa scarpetta l'ho smarrita io, ecco l'altra. Ha la scarpetta destra, noi abbiamo la sinistra. È evidente che questa povera ragazza è proprio la misteriosa fanciulla venuta al ballo. Ed ecco apparire la buona fata, che senza dire una parola tocca il vestitino di Cenerentola. Un balenio d'oro e davanti ai dignitari e alle sorellastre appare una fanciulla splendidamente vestita. Cenerentola? Chi ti riconoscerebbe così abbigliata? Ma allora sei tu? Eh sì, cara sorella, ero io. Perdonaci, Cenerentola, per quello che ti abbiamo fatto. Non punirci ora che sposerai il figlio del re. Ma che dite? Non ho mai pensato di farvi del male. Quanto a voi, mia buona madrina, grazie. E ora andiamo. Non vorrei far aspettare il mio sposo. Il principe trovò ancora più bella delle altre volte Cenerentola. E pochi giorni dopo venne celebrato il matrimonio e gli sposi partirono per un viaggio di nozze così lungo che non sono ancora tornati.